È arrivato il momento di svappare. Svapoweb. Siamo alla seconda edizione del Presepe Vivente organizzato dalla parrocchia Maria Santissima Addolorata di Presta in Sant'Agata dei Goti. Questo evento vede la partecipazione di quasi tutta la comunità parrocchiale, dalla persona anziana a quella meno anziana, dai giovani ai bambini. Inoltre sono state coinvolte anche persone al di fuori della nostra comunità parrocchiale. Scenario, come si può vedere, è un ambiente naturale che richiama l'atmosfera semplice ed umile come quello della nascita di Gesù. Sono riprodotte circa 18 scene. Il percorso ha inizio con la scena dell'Annunciazione, perché è da questo mistero che è iniziata la storia della nostra salvezza. Poi seguono le scene del censimento, il palazzo di Erode, la scena centrale della Natività, l'arrivo dei Magi. Inoltre i figuranti riproducono gli antichi mestieri, come appunto il calzolaio, il falegname, l'arrotino, l'arte del ricamo e la lavorazione della lana, la massaia, la casaia, la lavandaia. Lungo il percorso sono allestiti stand per la degustazione dei prodotti tipici, ovvero le imbrennole, il pancotto, carne di maiale con peperoni, pizzette con pasta di pane e castagne. Il presepe è allestito presso la località Torretta. La rappresentazione ha avuto inizio il 26 dicembre, poi il 29, il 30 dicembre e proseguirà per il 1 gennaio, dalle ore 17 alle ore 21:30. Dove si sono fermate le persone recatesi a Betlemme in occasione del censimento.
Colgo l'occasione per ringraziare in primo luogo i figuranti, i proprietari della location per la loro massima disponibilità, il nostro parroco Don Andrea Scirvo, che appunto nell'organizzare questo evento ha fatto sentire fortemente la sua presenza e il suo supporto. Ma soprattutto lo ringraziamo perché con la sua vocazione, la sua vitalità e il suo saper coinvolgere tutti ha suscitato in noi la voglia di fare e di crescere come comunità. Ringrazio inoltre la provincia di Benevento, il comune di Sant'Agata dei Goti, l'associazione ASD Centro Sportivo di Presta e l'associazione del volontariato Il Cireneo.